E benvenuti. Ci troviamo sulla terrazza di CB Studio in diretta sulla pagina Facebook della Sesta Porta News per la seconda puntata di Osservando in Terrazza. Nei prossimi giorni sarà visibile sul canale YouTube della Sesta Porta News e Modiap. Il programma è promosso dal Modiap, ideato da Evinco e CB Studio con il patrocinio di Confcommercio e questa sera con il contributo della pizzeria da Filippo. Ieri, oggi e domani, l'evoluzione in cucina vista con gli occhi, con occhi e angolature diverse. Per questo abbiamo scelto di mettere nella locandina la mini cucina di Gio Colombo, un cubo polifunzionale che assolve tutte le necessità di una cucina. Adesso passo la parola alla mia collega Barbara Mori. Grazie Carlo, buonasera a tutti e benvenuti. Sì, sta il racconto di questa sera. Stasera si parla in termini di racconti. E questi racconti riguardano la cucina, l'evoluzione della cucina, tradizione fino all'innovazione, a nuove interpretazioni e anche a nuove professionalità. E, gli attori che sono qui presenti rappresentano a loro volta dei passaggi importanti nel mondo della cucina. E sono dei personaggi che, per quanto rappresentano, se giustamente combinati, portano veramente ad eccellere la cucina italiana sul nostro territorio, anche a livello, direi, mondiale. Stiamo facendo sempre più attenzione a diversi aspetti che riguardano la materia prima, la tecnologia, la comunicazione, la professionalità e l'ambiente. Tanto da, se ben mixati, ben condotti, possono creare un connubio che è capace di dare una forza all'ambiente della cucina italiano che ancora una volta rafforza ed evidenzia l'importanza del Made in Italy e dell'Italian Style. Da qui è un piacere iniziare a introdurre gli ospiti di questa sera. E, partiremmo, la nostra scaletta ha messo in programma un primo intervento che ha a che fare con l'ambiente vero e proprio della cucina, da un punto di vista di arredamento, di funzionalità, di ergonomia. Giusto. E abbiamo qui con noi Lorenzo Toncelli, di Toncelli Cucine. Lorenzo con Toncelli Cucine impersona la tradizione e l'innovazione attraverso la scelta di materie prime importanti, di materiali importanti, senza mai tralasciare l'importanza della artigianalità. Anche lui è conosciuto in tutto il mondo e rappresenta il Made in Italy. A proposito di Made in Italy, Lorenzo. Effettivamente, buonasera e benvenuto. Che cosa significa nel tuo settore Made in Italy? E forse a volte viene abusato il termine? Tutto ok ora? Sì. Allora, il Made in Italy è un qualcosa che è riconosciuto a livello internazionale, sicuramente è un apriporte incredibile per tutte le aziende italiane che si vanno a confrontare con i mercati internazionali. Cioè, possiamo dire tranquillamente che il Made in Italy è quella cosa che è stata riconosciuta in tutto il mondo perché comunque è nato all'interno del nostro territorio, non tanto toscana quanto
Italia, semplicemente perché questo però è un mio punto di vista, perché gli imprenditori all'inizio hanno dato la possibilità ai designer di esprimersi nella giusta maniera, cioè non gli hanno legato le mani, gli hanno dato la possibilità veramente di progettare e costruire, e lì c'è stato il momento epico in cui veramente nomi illustri che tutti sappiamo e che comunque vabbè, è inutile rinominarli, hanno creato quel qualcosa di diverso. In poche parole, cioè, l'industria italiana e l'imprenditore non hanno mai guardato al prodotto industriale, ma al prodotto di design. E il prodotto di design è un prodotto che non può essere riprodotto in maniera industriale, perché tutto ciò che è design è tutto ciò che è qualcosa di particolare, è un dettaglio, è una forma, è l'espressione di chi l'ha pensato e l'ha pensato per migliorare la vita di chi lo utilizza. E, diciamo, la seconda domanda era il fatto che forse è un po' troppo... È un po' abusato, certo, perché parlare di Made in Italy per tutti i prodotti che esistono sul mercato italiano è un po' troppo un concetto allargato. Il Made in Italy, prima di tutto, a mio avviso, dovrebbe essere quel prodotto che certifica la produzione al 100% all'interno del territorio e che quindi utilizza manovalanza, fra virgolette, certo, passatemi il termine, italiana. E non che una parte viene prodotta all'estero, poi rientra e perché semplicemente passa mezz'ora all'interno della produzione italiana gli viene dato il marchio Made in Italy. Sì, in quel caso lì è sfruttato, e questo dovrebbe essere uno degli argomenti che dovrebbero discutere su determinati tavoli, perché l'unica cosa che ci rende unica è proprio questo, il Made in Italy, ma se fatto all'interno del nostro ciclo produttivo. Allora, volevo farti una domanda, no? Quello che ti hai detto prima, il particolare in questi anni, grazie agli illuminati industriali e a dei grandi designer, il particolare ci ha salvato. La standardizzazione del prodotto, quello che è il prodotto standard, che ora devo dire si parla di design, abbiamo parlato di design, ma ad oggi designer... design ne facciamo molto poco, perché comunque le aziende hanno molto guardato alla parte commerciale e poco al prodotto. Qual è la ricetta, visto che abbiamo poi anche degli chef, qual è la ricetta che può salvare il nostro settore, oltre alla bravura dei nostri designer, per... Ma uno dei più grossi problemi che stiamo vivendo nel mercato dell'arredamento è che il prodotto non è più riconoscibile, nel senso che se si prende la solita cucina laccata lucida bianca di un'azienda, di un'altra, si mettono all'interno di una scatola nera e si toglie tutto ciò che è la decorazione, non si riesce più a giustificare il prezzo, la differenza di prezzo. E perché? Perché da ricerca, sviluppo e design siamo passati a industrializzazione, quindi gli imprenditori e le grosse aziende hanno guardato più ai numeri che al lavoro fatto dai design, e quindi creare un qualcosa di unico. Alla fin fine poi il design chi lo fa? Lo fanno i grandi fornitori di ante, nel senso, certo, nella cucina, certo, perché poi alla fin fine sono loro che sviluppano un'anta e la propongano magari il primo anno in esclusiva a un'azienda, però poi dopo la ritroviamo su tutto il mercato, e questa è la grande confusione che c'è adesso. Ritornare al design sarebbe una cosa giusta, Ma non è possibile? Non è possibile, secondo me, come è accaduto 40 anni fa, 50 anni fa, perché il contesto sociale era diverso e quindi l'approccio era completamente... diverso, scusate se mi ripeto, ma è proprio la diversità di ora. Oggi come oggi non penso che un Magistretti vederlo oggi. O un Vegni, certo, ci mancherebbe altro. Sarebbero troppo presi dai social, e quindi c'è tutto quello che sono riusciti a creare nel passato attraverso la propria esperienza, i propri sentimenti, la propria passione. Oggi secondo me sarebbe offuscato, forse verrebbe fuori un nuovo design, un nuovo concetto di design,
io arrivo da quella scuola lì, quindi cioè, per me il design è funzionalità, cioè il design è al servizio di migliorare la vita delle persone. Quindi... Però secondo me c'è sempre una possibilità di ricerca, cioè io ora qui abbiamo due esempi che sono i locali come la Stanzina e l'Erba Luigia, dove fanno una grossa ricerca sull'immagine e sulla cucina, poi c'è una variegata e tanta ristorazione che fa della cucina, non voglio dire banale, magari buona, ma con meno ricerca. Quindi secondo me anche nel nostro settore, che comunque è sempre collegato, perché noi facciamo delle cucine o comunque disegniamo e progettiamo per permettere, perché poi secondo me l'errore anche da parte della produzione è stato nel far credere che la cucina faceva parte della zona giorno o la zona giorno entrava nella cucina. Questo è un errore. La cucina è un laboratorio dove si cucina, quindi deve essere idonea ad assolvere ad un'azione. La cucina è il cuore della casa. E in questo caso, quindi, la ricerca. La dovete dipende, la ricerca. Dipende, cioè nel dipende senso... cosa si intende per design o materiali o ricerca. Se si pensa che trovare un materiale esclusivo e contaminare la cucina sia design, posso dire di sì, ma posso dire anche di no. Okay. Poi magari qui abbiamo qualcuno che ci potrebbe veramente illuminare, perché cioè, esperienza Giancarlo, di Giancarlo... Con la tua esperienza... Dicevo prima, hai disegnato dai rubinetti a qualsiasi altra cosa, fino a cucine, hai fatto la fortuna di aziende delle cucine, sei arrivata a disegnare per un'azienda enorme di elettrodomestici. Ci vuole la ricetta per tornare a essere noi stessi. Ciao a tutti ragazzi. Va? Va? Va. Ok. Allora, modestamente io sono il miglior design che esista tra Riglione, San Giuliano Terme e poi anche più là verso il mare. Allora, a parte gli scherzi, no, io volevo venire qui e far vedere la prima cucina, come sono le cucine oggi, con i primi pensili, i primi piani lunghi riportati sul top, esattamente nel 1920 da una designer austriaca. Questa cucina poi è stata portata al Salone di Francoforte. Peccato qui le immagini non ve le posso far vedere, però ci sono i pensili, ci sono già le colonne, ci sono angoli di lavoro dove prima per preparare bisognava mettersi a sedere e c'erano già i cassetti, ma c'erano già dei contenitori, perché a quel tempo lì la pasta si comprava sciolta, ci si metteva poi le cipolle di là, le patate di là. Quindi il concetto è di 100 anni fa. Nel 1920 questa cucina qui fu fatta in una decina di building in Germania. E qui purtroppo non ho le fotografie, ma se si chiude gli occhi effettivamente si rivede composizione di oggi. Ci si rivede Poggenpol, ci si vede le cucine all'americana. Perché poi i primi, voi siete giovani ragazzi, ma quando io nel 68 entrai a lavorare in una grande azienda, si chiamava Ferretti, che con Toncelli non è che si poteva vedere tanto, perché Toncelli ha fatto sempre un prodotto esclusivo, ragazzi, più urbanistico, più bello. Noi invece l'azienda Ferretti correva un po' di più, era più industrializzata. E io mi sentivo sempre... Correva in tutti i sensi, ha vinto anche un Giro d'Italia. Correva, bravo, poi Peterson. Quindi cos'è successo? È successo che la cucina all'americana, gli americani sono stati i primi a prendere la cucina di Francoforte e portarla a casa loro. La cucina all'americana e la cucina di Francoforte, la vera innovazione, erano i pensili. Gli americani erano molto più avanti tecnologicamente, perché gli americani hanno inventato il frigorifero a fine 800. Nel 1950 circa, il mese non lo so, effettivamente l'hanno messa nella cucina. Hanno trovato anche la prima lavastoviglie, quindi la cucina americana
con i pensili era proprio completa. I frigoriferi erano freestanding, però noi già coordinati. Poi siamo venuti noi italiani. Noi italiani prima, dopo il boom economico che è avvenuto negli anni 60, cosa era fatta la cucina? Da dei loge tout, dei piccoli armadietti, dove ci avevano poi la vetrinetta per il formaggio, per le cose, una cassetta e via. Poi c'era la cosiddetta stufa, no? A carbone, a legna. Poi dopo è venuta l'elettricità e abbiamo messo l'elettricità. Cosa è successo? È successo che poi è cominciato a venire il frigorifero, perché dopo il boom economico i frigoriferi c'erano, ma la gente non c'aveva gli sghè per comprarla. Quindi frigorifero, una storia e l'altra. Il boom economico è venuto con la 500, anzi prima è venuta la 600, poi la 500. Cos'è avvenuto con il boom economico? È avvenuto che allora accanto al frigorifero, accanto al lavello che si chiamava acquaio, le aziende hanno cominciato a fare i mobiletti di 90 centimetri, di 120, una cassettiera, ed erano tutti con il top spezzato. Quindi venivano accoppiati, però diciamo non era un gran lavoro quella lì, come lavorabilità, va bene? Fino a che noi designer, mi ci metto anche io, e si cominciava a dire, senti un po' Ferretti, ma si fa un piano unico? Ma te sei tutto scemo, perché le nostre macchine non lavorano con i piani unici. Dai, picchia in vena, alla Fiera di Milano, che non era solo Eurocucina, ma era tutto insieme, sono stati presentati i primi piani di marmo. E lì i rivenditori che cercavano delle cose nuove è stato un partire. Tra l'altro c'era Salvarani, che era la prima azienda che aveva copiato la Elam, come si è copiato tutti la Elam. Cosa è successo? È successo che ha fatto un piano in post-forming, in fenolico, incorporata. E quindi lì è partita tutto, è decollato proprio tutto il piano unico. E lì è stata, ragazzi, una gara. Per noi designer è stata una fortuna, perché siccome nel 70 non c'era niente, era tutto da scoprire, per cui noi eravamo stimolati a, e il cliente nostro, che erano loro, sì, grazie di averci dato spazio, ma lo sa, anche bestemmie si è fatto per dire fai questo, fa quello, fa quell'altro, perché i soldi non erano nostri. Però quando poi hanno cominciato a vedere che effettivamente avevamo idee e ai saloni cercavano i rivenditori le cose più nuove, allora nel 75-76 abbiamo cominciato a mettere le penisole, lo facevano gli americani. Cosa è successo, ragazzi, con le penisole e le isole sono venute dopo? È successo che gli appartamenti a quei tempi lì erano un corridoio, a destra o viceversa c'era la cucina, poi c'era il pranzo con un divanetto appoggiato e poi c'erano due camere in fondo e il bagno. Questo era lo stereotipo di un appartamento. Cosa è successo? Vedendo le cucine con la penisola, la gente ha cominciato a dire, ma si butta giù una parete e si fa vedere questa cosa qui. Si butta giù quell'altra parete e si unisce. Quindi noi siamo stati gli artefici di aver cambiato anche tipo di appartamento ora, il piccolo loft, diciamo. Dopo la penisola è venuta l'isola, con relative cappe, e lì allora è successo il finimondo, perché ora non c'è un'azienda di cucine che non faccia isola. La penisola è ormai passata di moda, non serve più. Tutto questo perché ho voluto cominciare da questo discorso di cucina di 100 anni fa. Perché lì c'è stato uno sviluppo continuo e dal 70 al 90 abbiamo innovato. Per esempio, noi abbiamo fatto le prime cucine tonde. Perché le cucine tonde? Perché ergonomicamente io non mi muovo. Cioè, ancora l'andamento principale di una cucina è frigorifero, piano d'appoggio, lavello perché lavo e preparo, cuocio, mangio. Questo non ci si deve mai scordare. Lavorare in senso longitudinale è faticoso, molto faticoso. Lavorare contro il muro è brutto, ecco perché l'isola è ad hoc. Non tutti se la possono permettere. Però io vedo anche
alcuni clienti che preferiscono l'isola o il piano d'appoggio centrale, dove poi ci nasce il tavolo e nascono anche tante altre cose. Questo è tutto quello che è avvenuto. L'idea più felice per noi designer, allora io sono molto amico di Lissoni, Citterio, con Stark ci siamo visti tante volte, ci si saluta ma non ci parlo. Anche loro sostengono questa storia qui. Loro sono molto più fortunati perché avendo dei brand forti come Arclinea, come Boffi che ha innovato tante cose, Lissoni, loro hanno una clientela dove spaziano perché la gente è molto danarosa. Una premessa, abbiamo delle grandi aziende in Italia. Toncelli, la maestria dei toscani, ragazzi è forte, è unica, sinceramente. Però ci sono aziende fortissime, i tedeschi, come Bulltaub, Sematic e Poggenpol, che hanno una qualità di manufatto, di packaging, di pochi errori che bisogna levarci il cappello. Noi lavoriamo molto in Cina, va bene? In Cina una macchina è preferita alla macchina tedesca. In Cina conoscono Poggenpol, Sematic, ma non conoscono Bulltaub, non conoscono Boffi, non conoscono nessuno. Cioè il tedesco nel mondo è sinonimo di concretezza. Concretezza. Io ora ho finito. Yeah. Quindi doveroso applauso. Possiamo dire che quindi sono i designer che hanno cambiato il modo di vivere delle persone e non gli architetti. Quindi facciamo uno smacca agli architetti. Allora, aspetta, noi l'abbiamo cambiato nel sociale, ok? L'architetto, io per esempio mi reputo superiore a Renzo Piano, perché Renzo Piano non esiste. Gli architetti cos'è? È tutta un'altra storia tra design e architetti. Per esempio, i nomi che vi ho citato io, Citterio e Lissoni, fanno anche architettura, ma sono ben lungi da Renzo Piano, da gli artistare che è importante la nostra collaborazione anche nelle case con gli architetti, il connubio vincente è il designer con l'architetto. Allora noi abbiamo avuto la fortuna di fare anche arredamenti di oltre 1000 metri e allora lì dici madonna quanto ha guadagnato. No, più soldi c'hanno e meno ti vogliono pagare. Ora cosa è successo però? Che lì c'hai campo libero, perché per esempio abbiamo fatto una cucina enorme, tutta di acciaio di 4 mm all'interno e tutta di legno massello fuori. E quando ti capitano quei lavori lì, chapeau. Certo. Okay. Noi abbiamo cambiato gli appartamenti dai 70 metri quadri in su, quindi via il corridoino, come ti dicevo io. Certo. La penisola, buttiamo giù la parete, quello è stato però... Gli architetti poi hanno fatto delle cose molto più avanti. Noi abbiamo dato una spinta a queste cose. Allora, in questo percorso che... Rispondere a una domanda però. Allora, innovare. Allora noi abbiamo fatto, sentite, cuscine sospese, qualcheduna è cascata. Perché? Perché effettivamente fare una cucina sospesa significa capire bene il muro, mettere delle cose ad hoc e tutto. Successo poco. Sono state prese idee da in quanto parte di cucine sono state sospese e parte sono state a terra, nella solita composizione. Allora, Carlo, il discorso è questo, innovare. Un'azienda ha bisogno di guadagnare. La gente vuole comprare determinati prodotti. L'innovazione io sono d'accordo, ragazzi, ma innovare è difficile. Innovare è difficile. Sapete chi è che innova? Le aziende automobilistiche. Perché loro hanno il marketing di ricerca, la forza di rispondere prima che tu domandi ed in più dopo hanno la possibilità di dire ti ho fatto il prodotto, vedi, te l'ho fatto. Tra parentesi, per fare un film ci vuole 10, per dire venite a vedere il mio film ci vuole 15. Quindi le aziende che fabbricano
le aziende che producono mobili sono troppo piccole per affrontare questo sistema, perché è un sistema, come diceva lui prima, cosa ti diceva? Cambio, metto mano sul nome del brand e non riconosco più il prodotto. È questo lo scoglio che deve pagare il piccolo. Certamente l'innovazione, la ricerca sui materiali hanno permesso lo sviluppo di tante cucine. Ora, fino ad ora abbiamo parlato della cucina costruita, di quello che è l'oggetto che permette di cucinare. Ora andiamo e affrontiamo l'altro campo, quindi la ricerca di quello che è la cucina per far da mangiare, per creare, diciamo, un piacere al palato e agli occhi, quindi sia un piacere anche visivo. E quindi questa, con un passaggio, nella ricerca quindi dei materiali, cioè tutto questo deve avvenire con i giusti materiali e la ricerca sui materiali. A questo proposito vorrei passare la parola per sviluppare appunto il concetto di agristeria con Alessandro Di Fonso. Grazie. Prima, sì, devi accenderlo. Acceso? Ok, prima giusto due parole veloci, no? Okay. Allora, tu, qui abbiamo un'innovazione molto particolare che riguarda il vivere, la cucina, il nutrirsi anche. E, Alessandro, correggimi se sbaglio, ma tu puoi essere definito un agri-coach? Sicuramente hai scritto il romanzo agricolo, giusto? Giusto. E sei, perché innovi? Perché tu sei un imprenditore vero e proprio della green economy. Certo. Perché tutto questo? Perché Alessandro ha dei punti di riferimento forti. Partiamo col primo. Abbiamo sentito, chi è sui social avrà visto girare agristiere, agristeria e così via. Non so quanto siate scesi nel dettaglio, ma di certo molti sì. Perché c'è un altro punto di forza che Alessandro ha portato avanti anche grazie a questa forma di comunicazione. E ora arrivano tutti e tre. Io li cito proprio brevemente e poi tu ce ne parli. Argomento. Allora, uno è l'originalità del format, di questa agristeria, che è una forma di ristorazione che parte dalle materie prime. E poi si evolve, si è evoluta anche giusto appunto in questo frangente del lockdown, no? Ha avuto il suo perché. Poi la motivazione di questo format, cioè che cosa c'è dietro. E anche lì sembra proprio preveggente sei stato. E poi come hai ottenuto i finanziamenti? Perfetto. Innanzitutto grazie per avermi invitato. Sono Alessandro Di Fonso, sono anche conosciuto come l'agristiere, che è un nome che mi sono attribuito io, perché mi piace coniare nuove parole. Appunto agristeria è una nuova parola che ho coniato io per definire un nuovo luogo, un nuovo concetto di ristorazione, che in realtà è un incrocio tra ristorazione e retail. L'agristeria viene dal latino ager agri, che significa campo, incrociato con il suffisso eria, che è derivativo di attività, quindi c'è la pizzeria, che è il luogo dove si trova la pizza, la libreria dove si trovano i libri, l'agristeria è il luogo dove si trova il campo. Poi, come diceva Barbara, ho scritto anche un libro, quindi sono scrittore, ma anche un po' poeta, e quindi, diciamo, ho parafrasato un po' il concetto, quindi dal luogo dove si trova il campo l'ho ridefinito in l'elemento di congiunzione tra la campagna e la città. Dei tre punti mi piace partire dalla motivazione, perché agristeria, per quanto possa sembrare un ristorante, non è solo un ristorante,
Perché l'isteria è mossa da, diciamo, da dei valori importanti. Infatti il mio obiettivo come agristiere e con l'agristeria che nasce per diventare una catena, quindi per arrivare in tutta Italia, il mio obiettivo è quello di portare cibo sano agricolo sulle tavole di tutti gli italiani, quanti più possibile. Facendo questo, lo faremo attraverso la valorizzazione comunque di prodotti provenienti da piccole e medie aziende agricole, soprattutto piccole, perché per tecniche di coltivazione, io sono laureato in agraria, sono stato anche agronomo, quindi insomma conosco bene il tema, ho un'azienda agricola, quindi per tecniche di coltivazione non intensive, solo le piccole aziende agricole, per il mio parere, possono darci cibo da un punto di vista salutistico, quindi realmente sano, perché appunto coltivando o allevando in maniera non intensiva è possibile ricorrere a un minor input di prodotti chimici, e dall'altro lato lo stesso basso input di prodotti chimici ci permette di avere un cibo ecosostenibile. Il tema è molto importante perché nel mondo siamo 7 miliardi di persone, quindi ogni giorno mangiando, dalla colazione fino alla cena, bisogna sapere che se uno lo fa male, quindi attraverso fonti sbagliate, si determina un impatto sull'ambiente maggiore delle industrie e dei trasporti. Questa cosa è impressionante. Purtroppo c'è molta inconsapevolezza, cioè la maggior parte dei consumatori è inconsapevole e per questo spesso si fa abbagliare da quelle che sono le offerte low cost dei supermercati, che io chiamo, non so se si può dire, chiamo supermerdati, che ho cambiato una lettera, e anche dalla ristorazione, quella a super basso costo, che per carità in alcuni casi, come nel business lunch, quando si è costretti ad andare fuori ogni giorno per mangiare durante le ore lavorative, però ben pochi appunto sanno non solo il danno che si provoca alla nostra salute, perché quando si risparmia troppo ci sembra di non pagare, ma poi effettivamente i costi vengono pagati con la nostra salute, quindi curarci costa soldi, vengono pagati dei costi ambientali, perché comunque dai e dai, quello che succede deriva dalla nostra azione degli anni precedenti, decenni precedenti. E poi si paga anche in costi sociali, no? Quando sentiamo parlare di caporalato e di tutta quella robaccia lì. Quindi agristeria proprio, torno al discorso di prima, dei valori e del perché nasce. Cioè a me non mi piace parlare e dire cosa faccio, mi piace parlare e dire perché lo faccio. Quindi perché voglio aiutare gli italiani a mangiare sano, voglio aiutare i contadini quindi a valorizzare il loro prodotto, sostenendo l'ambiente. Come lo faccio? Creando una catena di negozi, ristoranti, quindi questo nuovo format. Cosa faccio? Offro piatti, quindi di cucina agricola, okay, con un briciolo di innovazione, non come le vostre attività, che comunque conosco e stimo molto, anche perché si parla di cibo agricolo. Il mio obiettivo è portare le persone a mangiare come si mangiava quando nostro nonno aveva l'orto o allevava gli animali, facendogli vivere un'esperienza di campagna. Infatti il progetto Agristeria nasce soprattutto per il business lunch, quindi per un'alimentazione frequente, perché ora io non voglio essere integralista come tipo i vegani, quelli che mi insultano quando faccio vedere un hamburger, no? E quindi chi viene a noi si deve adattare, nonostante l'obiettivo è quello di avere una catena e la standardizzazione dei piatti, deve essere disposto a ripiegare su altre cose, ma chi viene da noi viene mosso principalmente dai valori di cui parlavo prima, quindi non deve essere un problema che manca il suo hamburger preferito. E in ultimo, ritengo che abbiamo innovato perché i fondi che abbiamo utilizzato, che stiamo sfruttando per creare questa catena, sono arrivati attraverso una raccolta in crowdfunding. Abbiamo raccolto 496.000 euro per la precisione nel giro di 4 mesi,
Il primo giorno abbiamo fatto il lancio, abbiamo ottenuto 126.500 euro, al secondo eravamo già 180 e alla fine abbiamo fatto registrare il terzo crowdfunding più importante nella storia del food in Italia. Io ho finito la mia presentazione, grazie. E aggiungo una cosa, per chiudere e tornare al Made in Italy. Questi risultati sono dovuti a una conoscenza del marketing e della comunicazione che secondo me è quello che manca un po' in genere a tutte le aziende italiane. Come dico sempre io, la pizzeria più importante al mondo era Pizza Hut fino a prima del lockdown, con non so quanti punti vendita, e la pizza nasce a Napoli. La caffetteria più importante è Starbucks e il caffè migliore ce l'abbiamo a Napoli. Secondo me in Italia manca molto la cultura del marketing e della comunicazione, cosa che spesso mette in grado persone che ne sanno molto meno di noi, a livello di design, a livello anche di food, perché parliamo di pizza e caffè che sono alimenti mainstream base, permettono di superarci. Ecco, questo è un problema culturale italiano per cui spesso far pubblicità o far marketing significa essere o alla canna del gas o avere problemi e non avere clienti. Ecco, quindi con questo termino il mio intervento. Grazie per avermi fatto raccontare il progetto. Scusate, abbiamo parlato di materie prime e di tutto quello che è la fabbricazione e tutto. E io vorrei passare la parola a Giovanni Marchi, mi sembra anche di conoscerlo, chef della stanzina a Pisa, che ha fatto della sua passione un percorso di vita, ha coltivato diverse cucine nei suoi anni, anche oltreoceano. Ecco, la domanda che mi piaceva, ecco, poi mi piacerebbe parlarsi di te, ma la domanda è: che differenza c'è tra il cucinare in Italia e il cucinare oltreoceano, e cosa si aspettano le persone in Italia e le persone invece quelle che hai trovato fuori dall'Italia? È uguale il modo di affrontare un piatto, ecco, nel senso. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Dunque, l'approccio alla cucina è lo stesso, perché comunque vada, cucinare non è soltanto una professione, perché è una professione che senza l'amore non si porta avanti. Tatiana, penso che concordi, perché comunque non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono Natali, ultimi dell'anno e compagnia bella. Quindi è più uno stile di vita che una professione in sé, ed è una cosa che comunque ti chiama, no? Non ci vuole la laurea, non ci vuole, ci vuole l'amore, ci vuole la passione come in tante altre professioni. E dunque io principalmente sì, ho lavorato in Italia, ho avuto anche delle esperienze all'estero e l'ho voluta avere, diciamo, proprio di là, dal bozzo, proprio per provare a me stesso se era comunque il caso di continuare questa passione o meno. E ho scelto di andare proprio nella città in cui, diciamo, te ne accorgi subito, no? Non perdi tempo, in tutti i campi, non solo per la cucina. Io ho cucinato a New York, quindi sono stato quasi tre anni, insomma. E quindi, dicevo, non cambia, perché comunque vada, nella vita di un cuoco c'è un momento in cui si smette di fare da mangiare e si inizia a cucinare, che è ben diverso questa cosa, nel senso che si inizia ad avere la padronanza, forse un po' presuntuoso, la conoscenza sempre più grande dei nostri elementi, che noi siamo artigiani, noi non siamo artisti, noi
siamo artigiani delle materie prime, nonostante in Italia non siamo riconosciuti tali, perché noi si prende una bestia viva nel campo che razzola, si strappa una rapa e dopo un'ora si mette in un piatto, quindi più artigiani di questo, no? Considerato artigiano uno che compra i tavoli di legno e fa un mobile, giustamente, noi no, comunque. E quindi dicevo, non c'è differenza fondamentale, perché noi comunque vada facciamo quello che abbiamo in testa, no? Specialmente quando passano gli anni e uno magari si trova un suo stile, una sua filosofia di lavoro. Il problema è l'aspettativa. L'aspettativa nel senso che quando sei in certi posti, ovviamente c'è un'aspettativa maggiore, come giocare in Serie A e come giocare in Serie C, come fare i mondiali e fare una partita amichevole, no? Quindi cambia l'aspettativa, perché cambia il target, cambia il cliente, cambia la location, eccetera. Però ecco, a livello di quindi c'è più tensione, magari se c'hai un VIP al tavolo, dall'averci un amico, ok? Io sono molto sincero, per me ogni persona, cioè quando c'è tizio al tavolo, per me è indifferente, nel senso che io sono lì per lavorare e ci metto la faccia, quindi non è che, anzi, a maggior ragione una persona che non può darsi che non ritorni o per problemi economici o perché magari è del posto ed è sconosciuta, per me è ancora forse uno stimolo in più a fare meglio. E penso che sia insito in ogni cuoco che lo fa con amore questo lavoro. Comunque sì, cambia l'aspettativa a seconda di dove sei a lavorare. Ovvio, se sei a New York passa tizio e passa caio, e magari a differenza di tip advisor, queste cose, diciamo, sciocche, per non essere più offensivi, c'è la Zagat, no? E allora magari, che presumo sappiate che guida si tratta, e io mi ricordo che avevo gente che ti recensiva mentre mangiava, capisci? Quindi al tavolo c'era tizio che recensiva cosa stava mangiando in tempo reale, ok? Su Zagat, che è una guida, la guida top, presumo, al mondo. Però ecco, il fine è quello, il fine è comunque fare quello che ami per cercare di far stare bene alla gente, e ovviamente facilita tutto questo la materia. Oggi cucinare è molto facile, la tecnologia aiuta molto in cucina, le basse temperature, i sottovuoti, cucinare, ma anche fare da mangiare, no? No, ma era una... No, io no. Se è lecito? Non... Perché... Perché all'utente finale, a chi si mette a tavola della tecnologia, gli deve importare veramente il giusto. E la tecnologia aiuta a far da mangiare. Cucinare è un concetto, è una filosofia, è un pensiero. Quello che diceva prima il signor Toncelli, c'è chi fa da mangiare, c'è chi fa delle cucine e c'è chi mette il design nelle cucine e chi mette il vero artigianato. E qui si entra nel Made in Italy, vero, veramente, cioè in un'identità di fare cibo. Fare da mangiare, avere le cotture sottovuoto, avere degli strumenti che ti aiutano e ti levano tutti i pensieri e segui dei protocolli, e fare da mangiare, non è cucinare. No, probabilmente io mi sono spiegato male, scusate se posso. Infatti, è molto facile, nel senso che siamo dipinti in televisione come chissà, no, nel senso, mentre magari ecco, non si dà importanza a chi veramente cambia il mondo, come dottori o comunque era, non voglio fare i soliti discorsi morali, però è molto facile cucinare oggi, perché oggi ovviamente bisogna saper mandare le macchine e bisogna saper fare i tagli, bisogna saper fare tante cose che si imparano con l'esperienza, ok? Certamente che al cliente finale non interessa sapere che hai usato 60 ore gradi per 4 ore e 45, ma è facile per noi, nel senso che possiamo standardizzare il prodotto, cosa fondamentale nella riuscita di un locale,
perché se oggi vieni da me e mangi uno spaghetto alle acciughe o una pancia di maiale e domani all'altro ci porti un amico perché ti è piaciuta, deve essere uguale. E senza la tecnologia è molto difficile ottenere questo. Quindi questo è ovvio che io dicevo quello. Poi è ovvio che una persona, quando si rigenera un cibo in sottovuoto, magari vuole una crosta e lì entra in ballo magari il cucinare. Però ecco, anche a livello di Made in Italy, le posso assicurare che non siamo più cosa eravamo ai tempi magari di Paracucchi o di Marchesi a giro per il mondo. Nel senso che come il vino lo fa l'enologo, lo fa il terroir, lo fa il clima, lo fa il vitigno, indubbiamente. Ma come circa 20 anni fa in California, per dire un stato in cui io sono stato e ho mangiato e bevuto, pronto, lei è il migliore enologo di Francia o d'Italia, perfetto. Quanto prende al mese? Pido 3.000 euro al mese, te le do al giorno 3.000 euro al mese. Quindi i risultati, sì, no, voglio arrivare dunque, nel senso che quando una persona, cioè non è che uno se nasce in Italia deve e gli piace cucinare ed è bravo, deve per forza diventare. Ci sono molti americani, ci sono molti francesi, ci sono molti spagnoli, ci sono molte donne che fino a 30 anni fa, una è qua, molto brava fra l'altro, che sono arrivate sul podio, ok? Perché hanno avuto dei bravi maestri. Cioè non è che se il Made in Italy nel cibo, nella materia prima è indiscutibile, perché io anche quando ero all'estero e andavo a mercati, la spigola, qualunque elemento, 5 dollari, 5 euro il chilo, 7 il chilo, mediterraneo 38 il chilo, no? È ovvio, la materia prima è indiscutibile, lui ne sa qualcosa sicuramente nel campo vegetale, insomma, ecco, specialmente al sud, no? Però a livello professionale ci vogliono le prerogative, perché aiutano sempre in qualunque campo, se uno è portato a raggiungere prima un obiettivo, se si pone un obiettivo, ma gli insegnamenti e le esperienze sono fondamentali. Quindi ci sono dei cinesi o degli americani proprio, che come Grana Schatz, come Tom Kerr, Thomas Keller, dal quale ho anche avuto un'esperienza lavorativa, che sono americani. Se in America si mangia l'hamburger, posso assicurare che non è assolutamente così. Probabilmente fa come anche io quando ero là, forme di parmigiano, olio nostro, farine nostre, però il Made in Italy è fino a un certo punto nella persona, dico io, nel professionista, vale fino a un certo punto. Cioè quello che vuole dire, lo dico per secondo me, personale, Giovanni, è questo, è un po' quello che si è rilevato anche nel campo del design che si parlava prima. Noi abbiamo avuto, ora ti parlo del mio settore ovviamente, che è quello dell'arredo, abbiamo avuto dei grandi maestri, fra i quali Giancarlo, Magistretti, Castiglioni, che hanno insegnato a tanti ragazzi giovani che poi sono diventati grandi e sono diventati dei designer, però sono poi diventate industrie come Lissoni, quindi sono in industrie del design. Cioè in questo momento ci sono alcuni studi di design che fatturano più delle aziende per cui disegnano. Quindi quello che voleva dire Giovanni è che prima avevamo anche nella cucina dei maestri che mettevano il cuore, mettevano l'anima per insegnare a questi giovani. Qui abbiamo due esempi oggi, che quello che si vede, c'hanno da far programma, c'hanno da stare in cucina, c'hanno da disegnare quello e quell'altro. Secondo me è un pochino più, cioè, io amo, cioè, le persone. Ma come diceva anche, sì, prima Vegni, forse è quello che ho capito io da quello, sì, che io abbastanza, nel senso che come diceva prima Vegni, che negli anni 60-70 c'era tutto da scoprire, ok? Adesso c'è sempre, pensano che non sia. Ora una saturazione, un parolone in cucina, perché è una delle cose belle che ogni giorno puoi imparare anche dall'ultimo lavapiatti arrivato. È successo a me per primo, e anzi è una delle cose belle, perché sempre poi, cioè imparare fa bene, no? Fa crescere.
mettersi sempre in discussione, cioè, però oggigiorno c'è quasi una saturazione, sì, ma oggigiorno con tutti i media, con gli aeroplani, no? con il benessere economico, oggi veramente ci sono dei cuochi a giro per il mondo che tanto di cappello, come diceva prima Venni. Cioè anche William Dufresne, non so se l'avete mai conosciuto, che è sparito, era vicino dove lavoravo io e veniva sempre a mangiare, siamo diventati amici. Poi lui è sparito perché era un po' un depressore, un pazzo. Ma io ci sono stato in cucina una settimana, era una cosa che io non mi avessi visto fare nessuno, certe cose. Sembrava uno che fosse cresciuto con le nonne, pure era uno di Brooklyn. Capito? Quindi quello volevo dire, forse mi ero spiegato male. Sai cos'è l'unica cosa però? Che tu parlavi prima di standardizzazione, no? E nella ristorazione in realtà poi andando avanti ha portato a un appiattimento generale poi della ristorazione nazionale. Perché poi è inutile che se prendi come casistica i bistellati, i tristellati, cioè quelle fanno una categoria a sé, quella non è una ristorazione dove tutto il mondo ha accesso fondamentalmente, quindi noi in realtà facciamo una ristorazione diversa comunque. Quello che però poi è arrivato è che te partivi dalla Val d'Aosta, arrivavi alla punta della Sicilia e trovavi da tutti lo stesso petto d'anatra, lo stesso, ma la stessa identica cosa. Poi magari c'era l'estro del cuoco che migliorava, però l'utilizzo magari delle tecnologie in maniera troppo massiccia o magari la selezione della materia prima e la comodità di sceglierla magari da determinati produttori che ti permettono di averla già tagliata, sistemata, magari già anche in monoporzione, che non devi neanche stare a scartare la roba, no? La pago poco di più ma è già fatta. E questo ha portato poi un appiattimento generale dove ma dovunque andare. Standardizzazione intendevo che nell'ambito di un menù, ho capito, no, serio, ma ho capito benissimo. Io non ti posso oggi dare 2,20 di anatra e domani l'altro cotta medium rare e domani l'altro te ne do 86 perché sì, non la peso, perché non la calibro, no, perché io intendo quella. Sì, no, ma era chiarissimo. Standardizzazione come riferimento di materia prima, assolutamente no, come filosofia di lavoro, no? Nel senso che ma mi sembra che sia la base di una seria cucina. Perché un cuoco è un tecnico, non è un artista. Nel senso, ripeto, se io la pasta 120, sei materno. Siamo in Burkina Faso, capito? No, nel senso che mi sono accorto purtroppo che siamo a Pisa. A Pisa c'è chi spende, per amor di Dio, no, c'è chi spende, perché nel senso oggigiorno con 20 euro, parliamoci chiaro, si mangia un'ottima pizza e una buona birra e un caffè se c'entra, no? E magari ti offrono un amaro. Con 20 euro ci sono dei posti dove si mangia della pasta dolce, ci sono stato anch'io, sono vivo, quindi no, però tutti facciamo la spesa, tutti ci rendiamo conto quanto costano i funk, tutti ci rendiamo conto quanto costa un Rolex, tutti, a prescindere di averlo o meno, tutti ci rendiamo conto quanto costa un pacchetto di aspirina, però poi si può mangiare bene e spende poco, come si dice a Pisa, no? Ma questo penso sia un problema anche di chi fa design, No, ecco, quindi dico, la qualità che tutti Pisa vuole anche la quantità nel piatto, capito? Cioè io mi sono ritrovato, vedo che sta più contenta la gente, capito? Poi ho lavorato anche in posti dove si dava 65, ok? E quello è troppo. Io sono, quando vado a giro per il mondo, sono per andare a guardare dove c'è la fila di persone, un luogo e vado a mangiare lì. E tendenzialmente sono per la trattoria, per lo street food, ok? Però ho lavorato e assaggiato, ogni tanto vado ad assaggiare qualche maestro, ok? Che sia in Italia o che sia quando vado fuori in vacanza, ma tendenzialmente io sono per il gusto, per la qualità, e che di solito nelle trattorie ho raramente mangiato male. A meno male che Pisa è varia di pubblico, ma è varia anche di offerta. E questo è il momento, no, chiave per inserire questa nuova realtà, Erba Luigia.
è un'osteria contemporanea. Il Playoff dice questo. Dice questo, ma è anche un posto da, da quello che percepisco leggendo e vedendo immagini, racconti, è anche un'esperienza di ritorno a dei ritmi lenti, a vivere ciò che si fa in quel momento. Quindi stiamo mangiando, stiamo bevendo, viviamolo fino in fondo, viviamolo bene. Però raccontatecelo di più. Ma Erba Luigia nasce in realtà qualche anno fa in campagna, quindi nasce veramente come ristorante di campagna, con un'attenzione al mondo agricolo, con un'attenzione comunque sempre alla materia prima. E poi l'idea di spostarsi in diciamo città, poi Pisa non è proprio una città, Pisa è un paese un po' più, però rispetto alla campagna dove eravamo è città. E di spostarsi a Pisa per il semplice motivo che per noi questa città era pronta a iniziare a lavorare in maniera un pochino più massiccia su quello che è la ristorazione. Cioè è vero che Pisa ha tante offerte, ci sono tantissimi ristoranti a Pisa, per amor del cielo, però non ce ne sono tanti magari che si interrogano sulla ristorazione in maniera un pochino più approfondita. C'è tanta ristorazione che fa cottura, nel senso prendo un prodotto, lo cuocio, lo metto in un piatto, perché la domanda è quella, cioè c'è chi ha fretta, c'è chi deve fare un business lunch, c'è chi c'è lo studente, quindi è comodo sotto un certo aspetto rispondere a quella domanda. A noi non interessa, non ci è mai interessato, il nostro è un lavoro che parte forse un pochino più, diciamo, concettuale, forse perché non siamo due cuochi nati e fatti, non abbiamo fatto scuole, non abbiamo fatto alberghiera, non abbiamo fatto tutta l'esperienza della gavetta che hai fatto te. No, io l'alberghiera l'ho fatto quando sei anni. Sono grandi, bene, bravo. Allora siamo quasi colleghi. E quindi fondamentalmente l'Erba Luigia nasce con l'intento di dare al nostro cliente non solo un piatto da mangiare, ma un'esperienza un pochino più ampia, che è legata all'ambiente in cui sei seduto, è legata alla musica che ascolti, è legata alla materia prima che noi abbiamo ricercato, è legata anche a Tatiana, che è poi alla fine è quella che lavora davvero, cioè io faccio il giusto e l'onesto. Che comunque ha di fondo un'idea e la mette poi in un piatto. Quindi diciamo forse il nostro ora come ora è il primo ristorante a Pisa che magari poi lo mette un po' sui social, e quindi ci facciamo delle domande e facciamo vedere alla gente che domande ci stiamo facendo. Credo che da qui a breve poi la cosa si dovrebbe mettere in moto e dovremmo avere anche qualcun altro che ci viene dietro. Meglio, è quello che noi speriamo, sinceramente. E noi ce lo auguriamo, perché quando parlavo di un'offerta varia era per tutelare un certo tipo di offerta, e quindi che ci siano anche delle situazioni diverse. E a proposito di immagine, di visione e di racconto, abbiamo stasera Lido Vannucchi. Dobbiamo usare questo termine inglese, food photographer, così appari, no? Sui social, e Sara Favilla, food writer. E che presi dall'inglese possono anche sembrare un po' asettici. Fotografo di cibo e di vino e narratrice di cibo e bello, di vino. Bello, così ci piace. E no, raccontateci, perché veramente, allora, Lido lo conosco personalmente e ha una storia di fotografia alle spalle notevole, e
probabilmente in tempi veramente non sospetti, è stato un anticipatore, perché si è dedicato alla cucina quando proprio non esisteva. Ecco. Mi prendevano per matto, proprio mi prendevano in giro, eravamo in due in Italia. Io e Bob Noto, che poi purtroppo è venuto a mancare. Bob, ma c'erano i grandi fotografi che facevano still life di cibo, no? Che lavoravano per la Barilla, per le grandi aziende, per le aziende dei panettoni e tutto quanto, ma la mia figura non esisteva, è un mestiere che ce lo siamo proprio inventati. In Francia invece esisteva da 50 anni e non c'era grande cuoco che non avesse al suo fianco un grande fotografo. Era il primo che assaggiava, era la prima persona che discuteva col cuoco e capivano se era comunicabile il piatto, se era raccontabile, se aveva un'identità, se aveva un'estetica, se aveva un'etica. E quindi la Francia ha fatto scuola in quel campo lì, tant'è che il più grande concorso del mondo, il Bocuse d'Or, in squadra, che è il campionato del mondo di cucina, c'è un cuoco, un preparatore, un sous chef e un fotografo. Perché Paul Bocuse, che l'ha inventato, ha messo dentro la figura del fotografo. Questa cosa io l'ho iniziata 15 anni fa, che 15 anni fa veramente non c'era niente di tutto questo. Ho cominciato a fotografare cuochi, ho cominciato a fotografare cibo, ho cominciato a dare una narrazione alla cucina. Abbiamo, perché eravamo una squadra. Soprattutto prima di me è arrivato Bob. E a raccontare i grandi ristoranti del mondo, a portarli e farli vedere a tutti. Quindi ho cominciato a lavorare con parecchie riviste, e ormai collaboro con tutte, sono 34-35 collaborazioni. Quindi. E poi dopo mi sono reso conto che 4 anni fa, 5 anni fa, le mie fotografie avevano bisogno di parole, avevano bisogno anche di una narrazione, di dare un qualcosa che fosse... Beh, come un libro illustrato, sì, no? Un libro illustrato per i bambini. Che tutto nascesse da un unico, cioè si gira, si vive un'esperienza, si fotografa e se ne parla. E quindi è subentrata Sara, che faceva tutt'altro, anche lei nella vita faceva la traduttrice, era laureata in lettere e tutto quanto. Ci siamo trovati e abbiamo cominciato a viaggiare, si fa la media di 200 ristoranti. Anche l'anno. Mangiare e bere tanto, però. Si vede, lei no, perché quello che non prende lei lo prendo io, accidentaccio. Sì, e siamo, ci si occupa, intanto ti voglio ringraziare per essere stato invitato, perché ho sentito un'ora di cose belle. Grazie a Toncelli, grazie a Vegni. Io con lei bisognerebbe che ci passassi 4-5 giorni, la pago quanto vuoi. Con te. Perché veramente mi avete riscaldato il cuore. Grazie anche a te, che sei veramente molto forte. Grazie alla tua freschezza, alla tua simpatia e tutto quanto. Ma quel che si fa noi? Si fa un attimino quello che... Io e Sara si cerca di riportare l'identità italiana in giro per le cucine, perché abbiamo venduto l'anima al diavolo negli anni passati. Ci siamo venduti agli spagnoli, ci siamo venduti ai francesi, ci siamo venduti ai paesi nordici, abbiamo guardato tutto. E noi invece siamo talmente belli e tutto il mondo ci invidia quando facciamo gli italiani, ma gli italiani veri. E allora cerchiamo di fare uno storytelling e di riportare l'Italia e le usanze e anche lo scarto, anche lo sbaglio, perché si può sbagliare anche in cucina, un vino non, tutti gli anni non è uguale. Io quindi sono contro le standardizzazioni, sono contro tutta una serie di situazioni, perché non si può mangiare la solita cosa da Bolzano a Agrigento. Abbiamo il più grande patrimonio di biodiversità del mondo e andiamo a comprare stronzate, scusatemi la parola, spagnole, americane, del Sudafrica, da tutte le parti del mondo, perché siamo esterofili fino a questo punto. E poi
non conosciamo magari tutte le qualità di fagioli, tutte le qualità di pomodoro, tutte le qualità che abbiamo di grano. Si sta facendo, io sa si sta facendo questo, siamo reduci dopo la parola lei. Tutta questa attività ci siamo rifatti un viaggio in Italia come non veniva fatto. L'ultimo viaggio in Italia l'ha fatto Veronelli, soldati, e noi ci siamo fatto un viaggio e ora ne stiamo facendo un altro su tutte le grandi trattorie italiane, le premiate abbiamo trattorie italiane raccontate fermandoci un giorno e mezzo, due con loro, parlando di filiere agricole, parlando di contadini, parlando di tutto quello che ci sta dietro a una grande trattoria. Quindi è un libro vostro questo? Questo è un libro nostro, è un libro nostro. Vorrei recentissimo, far vedere la copertina. È recentissimo, è diventato un best seller, sta vendendo tantissimo perché c'era voglia proprio di tornare a parlare. In tutte le librerie, in questo momento credo che sia... Sì, è edizione del Gambero Rosso. È un libro che sta... Nessuno ci credeva, nessuno, non c'era un libro sulla trattoria italiana. Ora, gli editori si stanno meravigliando perché sono già alla seconda, terza ristampa, perché hanno finito... Ma era plausibile, no? Cioè... Se le persone che arrivano da tutto il mondo, si spera che il lockdown finisca, quando ritornano le persone vogliono fare un'esperienza italiana, non vogliono fare un'esperienza, e se vengono in Toscana o a Pisana, al limite Toscana o della campagna toscana, questo è quello che si sta cercando di fare insieme ai ragazzi di Erba Luigia, di riportare una narrazione e un'identità. Però poi i loro piatti potranno piacere, non piacere, però sono identitari. Ogni piatto, quanto ci si ragiona su ogni menù, su ogni cosa? No. Ci si domanda mille volte, si fotografa, si guarda se è il caso, si guarda... Cioè, io dico che un piatto non basta solo un mestiere. Per cucinare basta un mestiere, per fare cucina, per fare veramente... per cucinare serve amore, serve competenza e in questo momento serve anche cultura. Allora, una chicca, no? Parlavi di, se non sbaglio, Veronelli, no? Veronelli, se non ricordo male, ero piccolino, faceva le trasmissioni di cucina con la Veninchi. Sì, certo. Ricordo bene. E quindi per me è rimasto un po' un culto quella cosa. Oggi è esplosa tutta questa... in TV, tutte queste trasmissioni sulla cucina. Ecco. Volevo sapere, a parte vostra, quanto fa bene e invece quanto, secondo me, rende un po' banale, ecco, il lavoro. Cioè, nel senso, ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, ecco, sì, no, ti sei spiegato molto bene. Come in tutte le cose, a un certo punto arriva la spettacolarizzazione, no? La cucina ha tanti aneddoti e tante affinità con il design e tante affinità anche con la moda, soprattutto. Anche la moda è stata spettacolarizzata e tutto quanto. Poi Giorgio Armani rimane Giorgio Armani, e Valentino rimane Valentino. Poi c'era una necessità che molto probabilmente la grande cucina andava sdoganata anche nelle famiglie. E devo dire che io ho seguito da sempre il ristorante L'Imbuto a Lucca, dove Cristiano Tomei fa uno chef televisivo. C'è gente da tutta Italia, famiglie che vengono da tutta Italia che altrimenti non sarebbero mai entrate in un grande ristorante stellato. Quindi il troppo e l'esagerazione, però iniziamo un attimino a vedere anche un ristorante come un'impresa, perché il ristorante è un'impresa, certo. E deve fare fatturato. Deve fare fatturato, ognuno troverà la sua strada di fare fatturato. Tatiana, cercano nell'identità, nella narrazione. Io credo che col menù d'inverno si ritroverà anche tanta gestualità, si ritroverà tanta cucina italiana, tanta cucina delle nostre no, non spoilerò, ok, mi fermo. Sì, comunque la televisione, se fatta male, se il programma televisivo è brutto, è una brutta televisione. Se il programma televisivo è fatto bene, pochissimi, potrebbe essere una buona televisione. Sì, ora anche Tatiana anche Sara ci racconta il suo vissuto di narrazione.
Ma per chiudere con le trattorie, non so se mi rispondi tu o Sara. Oggi cos'è una trattoria? Risponde lei. Una delle domande più difficili, ragazze. Cioè, è un'ora che vi ascolto, è un'ora che sono stregata, adesso sono completamente impacciata. Innanzitutto mi è piaciuto moltissimo l'excursus storico che è stato fatto del design, perché rinvengo, per quanto riguarda il nostro settore, moltissime analogie. La cucina italiana, così come la conosciamo oggi, in realtà è un fenomeno tutto novecentesco. E soprattutto il distinguersi al pari del design della cucina italiana è un fenomeno che si scatena prevalentemente negli anni 70, e non ci dimentichiamo che Gualtiero Marchesi è stato un po' quello che ha svoltato l'alta cucina italiana, portandola veramente a livelli mondiali. Esatto, cosa ha fatto Gualtiero Marchesi? È un'operazione interessantissima. Ha preso uno dei cibi più poveri, che era il riso, in una delle preparazioni più regionali, se vogliamo, che era il riso allo zafferano, e gli ha messo una foglia d'oro sopra. Cioè, lo ha fatto diventare la cosa più preziosa, un gioiello. E quello che ha fatto Gualtiero Marchesi è stato veramente rileggere, rivisitare dei sapori che provenivano da una matrice quotidiana, poi, fondamentalmente, e li ha ricodificati in una chiave alta. Questo ha fatto l'alta cucina italiana. La trattoria, in realtà, è un sottobosco che in tutto ciò ha continuato a scorrere in maniera più dimessa, in maniera meno comunicata, meno urlata. La trattoria in realtà ha una matrice ben più antica. Siamo stati vittime dei francesi anche nel concetto di ristorante, perché la parola ristorante viene dal francese restaurant, e l'abbiamo importata. Il ristorante era un locale borghese che si è creato in Francia dopo la rivoluzione francese. Decadute le corti, i cuochi hanno dovuto reinventarsi il mestiere e quindi hanno aperto dei locali per la nuova classe borghese. Il ristorante è un esercizio per la nuova classe ottocentesca. In Italia abbiamo importato questo concetto, ma in realtà in Italia esistevano comunque dai tempi degli antichi romani le osterie, e le taverne, le locande. Poi si comincia a parlare di trattoria verso la fine dell'Ottocento. E la trattoria aveva prevalentemente una gestione familiare. Le donne lavoravano in cucina e gli uomini erano i procacciatori di materie prime e gli osti poi in sala, che portavano i piatti e mescevano il vino. Tutto questo non ha mai avuto niente di spettacolare, poi, fondamentalmente. Rientrava nel quotidiano, qualunque piccolo borgo, qualunque cittadina aveva la sua trattoria di riferimento, e molto spesso la trattoria aveva anche la bottega. Per cui la sua agristeria mi ha colpito moltissimo, perché diciamo che si vuole fare un po' fulcro e un punto di riferimento per una realtà. Si va negli anni 60, poi, quando arrivano il telefono, la televisione, si andava in trattoria perché c'era la televisione, si andava in trattoria per giocare a carte, si andava in trattoria anche per mangiare un piatto confortevole, un piatto caldo, però poi si restava lì, si giocava a bocce, ma non sono storie inventate. Nel viaggio che abbiamo compiuto per il nostro libro ci sono ancora delle trattorie che raccontano questi piccoli aneddoti, e sono testimoniati con delle fotografie poi alle pareti. Per cui è tutto riscontrabile. La maggior parte, anzi, delle 13 trattorie che abbiamo visitato e che
sono 13, non le abbiamo scelte noi, non abbiamo premiato nessuno, sono loro che si sono autoelette in un'associazione che si chiama Premiate Trattorie Italiane, e hanno dei requisiti ben precisi, hanno il loro decalogo, e, tra cui non da ultimo anche la storicità, però tante di queste trattorie hanno ancora la bottega, si sono fatti in qualche modo mentori di un luogo e ancora si può andare a mangiare un ottimo risotto, un'ottima lasagna e poi però portarsi a casa qualcosa. Il vino è un argomento importantissimo. Non è vero che in trattoria si va a bere il vino sfuso, il vino nel fiasco, il vino della casa, tutt'altro. Trattorie e anche Erba Luigia, insomma, ne è un ottimo portavoce. In trattoria si dà un'importanza molto forte al vino. Ho visto carte dei vini che non hanno niente da invidiare ai grandi ristoranti blasonati, con una fortissima presenza di vini anche francesi, ma purtroppo, ecco, io... Delineare le differenze tra trattoria e ristorante. Ma le differenze tra trattoria e ristorante non sono ancora così nette, proprio perché stiamo prendendo coscienza adesso di quello che è il fenomeno trattoria, perché è difficile guardarsi in casa e dire ma noi chi siamo veramente, certo. Quando è sempre sì, molto più dobbiamo facile chiudere, quindi prima, l'idea del libro è nata due anni e mezzo fa, una sera io, lei e un ristoratore, un trattore. Fino a 2 anni e mezzo fa la trattoria era veramente sottotono e la differenza fra il ristorante e la trattoria era sostanzialmente il prezzo. Sostanzialmente il prezzo. Questo, allora, tutto il mondo è contento di questo libro, fuori che io e lei, ma questo è un altro discorso, perché volevamo e abbiamo materiale per farne altri 4. Volevamo alzare l'asticella, ma purtroppo la casa editrice comanda, ma noi stiamo ripartendo già con la seconda edizione. Da 2 anni ora tutti, Vanity Fair, tutte le grandi riviste si occupano di trattoria e il prezzo sta piano piano scemando come differenziazione, quindi c'è una differenziazione più che altro culturale, di ricerca. La cucina della trattoria spesso ricerca nelle ricette, nel territorio, delle basi e cerca di portare in tavola quei piatti che sono conosciuti o quelle usanze, quelle situazioni. Il ristorante può volare anche un pochino più alto, guarda magari al territorio e poi se vuole aggiungere un ingrediente o delle situazioni particolari lo fa. Poi c'è un servizio sicuramente più curato, ambienti un pochino più... anche se la trattoria sta migliorando. Le differenze si stanno piano piano segnando. Quello che abbiamo fatto, e ce ne prendiamo forse un pochino il merito, che la trattoria e il ristorante non è solamente una questione di prezzo, perché ci sono trattorie che usano culatello e tartufo, il prezzo sinceramente non può essere quello bassissimo. Okay. Allora, siamo in chiusura, vorrei l'ultima chicca importante, perché c'è un annuncio importante da parte di Lorenzo Toncelli. Ritornando sempre al Made in Italy, ritornando sempre al design, noi il 31 luglio di quest'anno abbiamo perfezionato l'acquisizione di un altro marchio di cucine, che è la Schiffini. È un marchio storico italiano, La Spezia, Ceparana, e veramente c'è la storia della cucina, perché comunque tramite Vico Magistretti, e perché non hanno conosciuto lui, perché se no non ci andavo, hanno fatto la storia. Vabbè, ci si è creata questa operazione che sarà la prima di tante altre, perché c'è la volontà da parte nostra di andare a salvaguardare quelle che sono le eccellenze italiane e non
fare in modo e in maniera che finiscano ai fondi. Quindi un grosso un applauso grazie. E un grosso in bocca al lupo per questa grazie. Nuova traversata e nel modo di traghettare questa azienda all'apice delle cucine italiane dove gli spetta di stare. Grazie. Forse sarebbe bello, stasera è stato un esempio, dialogare un pochino più. Cucina professionale, la cucina di ma sicuramente ma perché, io veramente ringrazio, complimenti, avete fatto una cosa bella. No, ci sarà occasione, appena c'è la possibilità inviteremo questi nostri amici chef a Milano in occasione dell'Eurocucina e li faremo cucinare in diretta per tutta, visto che è il salone internazionale. Daremo mostra di quello che c'è in zona da noi. Allora, cuochi. Allora, concludiamo la puntata. Allora, andate tutti in edicola, comprate, premiate libreria. Sì, in edicola, cosa ho detto? Libreria. Sono stanco. In libreria premiate trattorie italiane. E poi, niente, tutti a mangiare all'Erba Luigia, alla stanzina. E alla stanzina. Giovanni, mi devi preparare almeno 7-8 piatti, perché dopo la figura che ti ho fatto fare, lo sai cosa vuoi. E quindi niente, ringrazio la mia collaboratrice Barbara Mori e ci vediamo per la terza puntata. E invece per la spesa, e poi ci mangiate qualcosa, in agristeria. Siamo completi. Ora ringraziamo Filippo la Cicina, ora si mangia finalmente. Allora spento le luci. Lo facciamo in diretta? Telecamera. Arrivederci.